Dai, dai, che manca poco, tre esami e completo anche il secondo anno di università. E in questo video vorrei parlarvi di come sto affrontando questo ultimo ciclo di lezioni, tra poca voglia di studiare, mille impegni, e in più vorrei anche parlarvi del fatto che non sto seguendo più le lezioni. Però, con calma, ora vi spiego tutto. Vi faccio vedere subito il calendario così capite un po' di cose. Intanto vi faccio vedere che sono passato a Google Calendar perché adesso finalmente c'è la versione desktop e quindi mi trovo meglio. E le lezioni sono concentrate in un blocco di 4 giorni alla settimana, dal martedì al venerdì. E ci sono degli orari un po' scomodi, ad esempio econometria all'1:30 la odio. Perché è una materia pesante, 2 ore e mezza di lezione, devi organizzarti col cibo, pranzare prima, è un po' un casino. E non so voi, però quando inizio nuove materie ho sempre una settimanina per capire un po' com'è la situazione, come spiega il professore, come sono le lezioni, come devo prendere appunti. È tipo una settimana di adattamento per capire quali strategie e quali metodi attuare per studiare e seguire le lezioni. E questa settimana qui già l'ho fatta, ho analizzato un po' di cose e di conseguenza ho preso delle decisioni che piano piano durante il video vi spiego. Comunque adesso sono le 8:30 di mattina e mi metto anche a studiare, visto che devo recuperare una lezione di macroeconomia. Allora, ho finito la lezione di macroeconomia, ho preso appunti, ho fatto esercizi, anche se gli esercizi li ho fatti un po' così in brutta e dovrei ricopiarli, devo trovarmi un momento per fare un quaderno con tutti gli esercizi puliti e sistemati. Le lezioni le ho riprese settimana scorsa, dopo 3 giorni di pausa dall'ultimo esame, però va bene così. Ho riscontrato anche dei problemi nel mentre seguivo le lezioni. Infatti le lezioni sono tutte live in diretta e mi sono reso conto che mentre seguivo, dopo un po', mi deconcentravo, mi stancavo. Io comunque la prima settimana avevo seguito le lezioni live per un po' capire com'era la situazione e poi, capendo com'era la situazione, ho preso delle decisioni per trovare il modo più efficace per studiare, per seguire in maniera sostenibile, efficiente, senza perdere tempo, annoiarmi, stare davanti alla lezione col telefono, giocare, cioè comunque un modo preciso per lavorare con serietà, con attenzione, senza sprechi di tempo ed energie. E seguire in differita mi cambia poco attualmente, perché è come se shifto tutta la settimana di un giorno, perché oggi che è venerdì seguo le lezioni registrate live il giovedì e così via. In più posso seguire quando mi pare, posso mettere in pausa, posso anche andare indietro se non mi ricordo qualcosa, se vorrei risentire un pezzo. Fatemi sapere che ne pensate. Io attualmente trovo troppi vantaggi nel seguire in differita e quindi ho preso questa decisione. Però mi rendo conto che dipende anche da lezione a lezione, dal tipo di professore, da come rende la lezione coinvolgente. Quindi, secondo me, in base alla situazione, poi ognuno deve decidere. Comunque, adesso, come seconda attività di giornata, devo completare gli appunti di Statistica Economica 2, così mi metto in pari. Ho finito di prendere gli appunti, vi faccio vedere un attimo come sono organizzato. Qui ho le slide del professore e invece qui ho il mio foglio di Google Drive con tutti gli appunti presi. E poi come sottofondo ho anche la lezione registrata del professore, così se magari fa dei chiarimenti, delle aggiunte, riesco più o meno a non perderle. E utilizzo Google Drive perché intanto è gratis e poi con semplicità creo un PDF con tutto questo documento e lo mando in stampa, così ho gli appunti anche cartacei. Come materia, statistica economica mi sta piacendo e si studia l'Istat, vari documenti che pubblica. Ad esempio, adesso ho preso degli appunti sull'analisi dell'occupazione
e si vedono vari grafici, si traggono conclusioni e mi sta piacendo anche perché sto vedendo dei risvolti pratici a nozioni di economia e statistica studiate in corsi precedenti. Attualmente cerco di essere molto flessibile sul tipo di appunti che prendo e cerco anche di adattarmi in base alla situazione, alla materia, al tipo di professore, come spiega. Almeno per me ci sono delle materie in cui mi trovo più comodo a prendere appunti cartacei, altre materie come statistica economica dove ci sono tante cose da scrivere, tanti concetti, tante nozioni e mi trovo più comodo a scriverle tutte velocemente battendo a tastiera. Comunque ho finito relativamente presto di studiare, è mezzogiorno e adesso smetto per la mattinata. E poi di pomeriggio riprendo con l'ultima lezione che mi manca, cioè econometria. Caffettino e riprendo anche a studiare, mi manca soltanto econometria e ho finito di studiare per tutta la giornata. Qui ho i miei appunti e già ho sbirciato un po' alle slide e ho visto che ci sono delle cose già fatte in corsi di statistica precedenti, quindi bene così. E l'idea sarebbe, siccome la lezione è già preregistrata, di andare avanti e con il mio quaderno degli appunti sistemati direttamente creare gli appunti sistemati adesso in un'unica passata, così evito di perdere tempo in sessioni successive. Per oggi ho finito di studiare, adesso organizzo il sabato, cioè domani e il lunedì, perché vorrei dividermi un po' le lezioni, nel senso fare metà mattinata domani e poi completare quello che rimane lunedì. Perché di solito il weekend, a meno che non ho una sessione d'esami e quindi devo studiare tutti i giorni, cerco di tenerlo libero o comunque magari un giorno e mezzo per staccare e fare altro. Adesso forse dovrei uscire, però forse, ancora non sono sicuro. Comunque la mia giornata di studio finisce qui. E il fatto di essere flessibile, seguendo le lezioni in ritardo o comunque in differita, mi dà un sacco di vantaggi e sto apprezzando tantissimo questa cosa, perché riesco a organizzarmi meglio, sono molto flessibile, riesco a gestire i carichi di lavoro in modo tale da non distrarmi o comunque stancarmi troppo, perché io sono una persona che si stanca facilmente o comunque si distrae e quindi il fatto di scegliere quando studiare, come studiare, a che ritmo è una cosa fantastica che mi sta dando un sacco di risultati. E invece a voi come sta andando questo periodo di lezioni, esami che tra poco arriveranno con la sessione estiva? Fatemi sapere un po'. E niente, vi ringrazio della visione e ci vediamo venerdì prossimo alle 18 con un nuovo video.